E allora l'insegnamento che non possiamo non trarne è proprio questa capacità di unirsi in un momento difficile. E a questo punto io mi permetto una riflessione. Io dico che oggi noi come comunità cittadina non siamo stati all'altezza dei nostri predecessori di 70 anni fa. Io dico che noi non siamo stati in grado di preservare l'unità di un corteo e abbiamo perso un'occasione. Noi abbiamo lasciato che qualcuno introducesse all'interno di una festa dei temi estranei a questa festa, dei temi che nulla hanno a che vedere. Dei temi che nulla hanno a che vedere con lo spirito che anima questa festa. E allora oggi festeggiamo perché è giusto festeggiare, perché si celebra il 25 aprile, ma con un po' di rammarico, un po' di tristezza, perché poteva essere una festa più bella. Una festa in cui riuscivamo a raccogliere questa eredità così importante. E quest'anno non ci siamo riusciti. Ed è un peccato, perché quello che noi possiamo e dobbiamo fare è raccogliere questa eredità per lasciarla in esempio ai nostri figli, ai nostri ragazzi. Noi dobbiamo insegnare che con la concordia, con il dialogo, si riescono a superare le divisioni e i contrasti. Dobbiamo insegnare che con la concordia e il dialogo si riesce a costruire un futuro migliore nel quale la libertà, la democrazia e il rispetto reciproco siano i valori fondanti di una comunità. Abbiamo perso un'occasione, ma le porte del Campidoglio rimangono aperte, perché questo tentativo deve continuare. Buona festa della liberazione a tutti. Grazie.